Electric Appu! Ciao bambini, come state? È un po' che non ci vediamo, vero? Mi siete mancati? Io vi sono mancato? Lo so. Vi piace il mio divano letto aperto, modalità letto? Lo terrò così, perché posso giocare alla Play molto più... Ah! Così proprio. Ah! Bambini! Perché siamo qua oggi, riuniti in questo video, dopo più di un mese di scomparsa del vostro caro zio Pelo di quartiere? Beh, per parlare in particolare di un fatto che è avvenuto nell'internetto, nel web, come lo chiamano i giovani, circa un mesetto fa. Oggi noi celebriamo Naoko Takeuchi, che è la creatrice di Sailor Moon. E la cosa triste di Naoko Takeuchi è che lei aveva davvero difficoltà quando era giovane nelle relazioni sociali. Ha detto: ero davvero in un posto molto basso, così ho scritto a proposito di ragazze di cui desideravo fossero mie amiche. Ah! Quindi non avete più il diritto per nessun motivo di insultare Sailor Moon. Punto 1. Punto 2. Dopo tanta mia assenza dal web, quando sono entrato nel mio Instagram, ho trovato un bombardamento. Tutte queste Sailor Moon che mi bombardano addosso. Questo più o meno quello che è successo quando ho aperto il mio Instagram e mi sono chiesto che accidenti sta succedendo con Sailor Moon. Scusate, mi sono informato e a quanto pare c'era una challenge mondiale in corso a cui non c'è artista che non vi abbia partecipato, al che mi sono sentito escluso e ho deciso partecipo anch'io. Vi faccio vedere. Voi potete vedere qui, questa è la posa originale di Sailor Moon da cui venivano tratti altri disegni. Possiamo vedere un po' di esempi qui. Questo è bellissimo. C'è chi appunto gli ha fatto prendere una piega un po' ambigua, come e Popeye di Sailor Moon, bellissimo. E chi è semplicemente rifatto secondo il suo stile, questo bellissimo, prende 1000 punti a Grifondoro. Poi questa qua, tanti tanti bei esempi. Chi l'ha fatto in stile JoJo, di possibilità ce n'erano. Allora ho detto: beh, forse questo è il momento per me di disegnare qualcosa, di finalmente ripubblicare qualcosa su Instagram, visto che non sono stato così attivo durante questa quarantena, anche perché io fortunatamente il mio buon lavoro da fare ce l'ho avuto, e quindi ringrazio, non posso lamentarmi. Sono tra i pochi fortunati che durante il Backstreet Boys Reunion è riuscito a fare molta roba, quindi sono contento. Ma adesso è ora di disegnare questa Sailor Moon e chiamerò Peo Colorista. A few moments later. Mi dovrai essere di aiuto quest'oggi per fare questo disegno, mi dispiace. E se vuoi, come al solito, ho qui la Red Bull per te, te la lascio qui, guarda. Olè. E adesso tocca a te. Been a little while, but I'm still battling. Moving fast while you just prattling. No time for me, no tangling. Hit you in a spot with no angling. Coated with spangles, add some sounds in the times, wangles. Three dots connect to rectangles, just like music sounds connect and rambles. Hell nah, no man can run away. A
few minutes later. Bene, però colorista finito, andiamo a vedere cosa ha combinato. Wow, bellissimo. E sai che? Lo stamperò sul momento. A few minutes later. È stato geniale installare una stampante nella mia prostata, vero? Eccola qua, la mitica Sailor Moon stampata. E voi direte, perché zio Paolo è stampata? In realtà non è soltanto perché ora ho una stampante nella mia prostata che... fantastico. È perché volevo regalarla, poi invece ho deciso di non regalarla più, perché mi piace molto. E il mio suggerimento anche per voi è, stampate sempre i disegni che fate, che vi piacciono, perché da stampati, non so perché, migliorano. Sembrano molto più belli. I dettagli si vedono e sono fichi. Tutto qua. Quando io e Peo Colorista abbiamo finito questo disegno e l'ho pubblicato sul mio Instagram, ho detto sì, bello, mi piace molto il risultato, però quando l'ho stampato, minchia, minchia, ho fatto un bel lavoro stavolta. I miei lavori li guardo sempre e dico minchia che uffa. Invece per una volta sono contento di quello che ho fatto, quindi stampate i vostri disegni, questo è il mio suggerimento. Poi, dopo averlo pubblicato su Instagram, come potete vedere qui, ho chiesto nella descrizione del mio disegno di farmi dei suggerimenti di chi vi è piaciuto che ha fatto questa Redraw Challenge. E questa cosa in realtà è molto utile sia per voi bambini che per me, bambino numero uno. Perché essere bombardati da altri artisti, vedere roba di altri artisti che non conoscevate, eccetera, eccetera, è sempre comodo. Serve per un confronto tra voi, tra loro, è bello vedere più roba. È anche per questo che l'ho fatto, non soltanto perché mi sento l'artista migliore del mondo e voglio giudicare dall'alto del mio piedistallo. No, solo perché volevo vedere altra roba. Quindi, primo suggerimento è quest'uomo qua, che si chiama Rodgon the Artist, che lavora su uno stile molto grottesco. E sinceramente, questa Sailor Moon che ha questa posa all'incirca, che più o meno la faccia che faccio io quando stampo qualcosa dalla mia prostata, non mi fa impazzire come il resto dei suoi disegni, che sono molto più fichi. Lui lavora su uno stile realistico grottesco, molto americano. Guarda che figata sto drago, proprio forte. Non è proprio lo stile da cui a me piace prendere ispirazione, però se a voi piace, Rodgon the Artist. Questo artista invece che mi avete suggerito, questo barra questa, non lo so, questo sì che mi piace. Infatti questo, grazie a voi, vi ho messo un bel follow, bebè, perché voglio vedere più roba di lui. Lui è graficamente deciso, lui sa quello che fa con i colori. E la Sailor Moon, guardate, sembra una Sailor Moon uscita da Pulp Fiction, uscita da un film anni 90 in poche parole. I colori sono molto decisi, tipici dei fumetti di 20 anni fa, ecco. Questo voglio vedere più roba di lui. Grazie per il suggerimento. Inkart Lewis, a cui ho messo il follow, perché l'ho messo? Non mi ricordo più. Beh, lui fa un realistico grottesco molto esagerato. Fa dei disegni davvero strafichi, guardate questo. È la copertina di un album. Minchia, che parole posso usare se non... è minchia! Poi anche i pennelli che usa. Il colore è molto classico, tipico dei fumetti. Però è proprio la composizione sua che spacca. È l'inchiostrazione. Poi il colore è molto basilare sullo stile del fumetto, insomma. Penso che abbia colorato molto poco con pennelli, ma più con secchiate e gradienti. Però non è questo che dobbiamo vedere. Ah, ogni tanto non so perché distorce fin troppo i suoi disegni, tanto da rompere i capezzoli a Goku, non so perché, qua le braccia sembrano che si sono... voce del verbo c***are. Ma questo Jojo è una figata, se me lo carica, non me lo carica, lo vedete da qui, è una figata. E Sailor Moon ne ha fatte tre. Questa carina, ok, questa davvero fica, con la mascherina, cioè guarda come ha disegnato figa la mascherina. Proprio bella. E poi questa versione tipo Broly, sembra, questa è esageratissima. Brutale, quindi io ho messo il follow perché comunque sì, anche se non è lo stile che piace a me, sono curioso di vedere nuova roba. È giusto prendere ispirazione anche da personaggi o tipi di disegni da cui di solito non prenderesti mai ispirazione. Mi avete poi suggerito Haichu, molto semplicistico, vediamo anche qui la Sailor Moon, nulla da aggiungere. Prossimo, questo è il numero uno, Roshimi. Cioè Roshimi, quando ho visto il disegno di Roshimi, ho pensato grazie a quell'anima beata che mi ha suggerito questo profilo, perché anche le mie parti un po' più nascoste hanno subito un irrigidimento quando ho visto questo disegno, e anche i suoi altri in generale. Quindi abbiamo poi Kirabunni. Questo vi potrebbe interessare perché so che a molti di voi piace questo stile così, con questo colore molto pastelloso, carinissimo, pucciosissimo. E vedete che lui la line art la elimina completamente, quindi si tratta solo esclusivamente di colore, tranne rari casi come possiamo vedere qui sul viso, che a quanto pare voleva risaltarsi i visi, li lascia sempre con la line art. Vediamo anche questo, vedete, sempre la line art. È raro vedere la line art nei suoi disegni. Guarda, questo è magnifico. E poi la line art prende il colore della luce barra ombra che ha in quella zona. Se in questa parte
c'è un'ombra barra una luce di riflesso più fredda che tende a rosa, questa sarà più rosa. Qui è tutto più caldo, quindi anche qua la line art diventa calda sull'arancione giallo. Molto interessante, e Kira Bunny se siete interessati. In The Stardust a quanto pare ha fatto una bellissima Sailor Moon che piange stelle. La domanda non è perché, ma perché no. Anch'io piango stelle ogni tanto. Forse non piango stelle, ma piango ogni tanto. Ok, piango ogni giorno. Ok, da quando c'è la quarantena più o meno piango ogni ora, ma questi non sono affari vostri, perché io durante la mia quarantena non ho fatto altro che piangere e menarmelo. Abbiamo poi Richard. Si è fatto un po' prendere la mano, tanto da farne tre di fila. Il mio occhio critico dice: sono nel suo stile con delle varianti ovviamente, però sono sempre il suo stile. Non è questione di uno più anime, meno anime, ci sono state delle varianti di forme, di colore, ma è chiaramente il suo stile. Si è divertito molto e non so perché me l'avete suggerito, dato che noi siamo anche connessi, cioè ogni tanto ci mandiamo un bacino, poi ci abbracciamo e facciamo cose molto gay. No, scherzo. Quindi ovvio che Richard l'avrei visto. Detto questo, se posso fare una critica a Richard, che non c'entra un ceppo di niente, però Richard, lo devo dire, perché la tua ultima serie in cui trasformi i disegni, i dipinti famosi come la Dama e l'Ermellino in versione anime manga, beh, purtroppo io devo dissentire, perché questo non ha nulla di manga, questo risultato. Come questo, non è manga, è il tuo stile, Richard. Quindi tutto qua. Lascia il manga, chi padroneggia il manga. Poi mi avete suggerito Casagrande E, che dovrebbe essere Elena. Elena Casagrande, che ha disegnato una Sailor Moon con un viso quasi da uomo, oserei dire. Forse no, forse sono io che mi sbaglio, mi dà questo sentore. E sembra anche un'espressione un po' da meme, tipo quindi Xelanana, molto bello questo. Chiunque di voi mi abbia suggerito questo, grazie, perché questo è quello che a me piace vedere, quando si parte da una line art molto chiara. Quindi io prima dedico il tempo alla mia line art, poi quando vado a colorare si è sparita completamente, però ho dato priorità al colore. Cioè, questo non è uno stile che fare io, però mi piace molto vederlo, mi piace molto provarci ogni tanto, quindi ottimo. Forticelle, pure questa ci ho messo il follow. Qui ci ho messo il follow perché è tutto molto acquarellato, ha una chiarissima scelta di stile. E guardate un po' qua, pure l'animazione ci ha messo, cioè ha battuto tutti noi. Guardate che bello. Lei è brava. Art Germ, questo sì che è un mostro, questo mi piace tanto. Grazie che me l'avete suggerito. Il follow io l'ho già messo, ovviamente, ma questo, guarda, ha quello stile molto simile a quello che cerco io, ovvero un anime realistico. Però si vede che ha delle influenze anime, si vede chiaramente. Questa è la mia main di Street Fighter. Guarda questo Kakashi. Guarda poi quando l'ha colorato. Guarda che salto. Pum pum. Un mostro. Questo mi piace. Guarda questa super. Guarda Nami. Guarda che sguardo. Guarda che occhi. Cioè, in confronto la sua Sailor Moon rispetto alle altre, no? È bellissima. Però molto meglio questa. Cioè, pum. Guarda che roba. Che roba. Bravi. Ma guarda che roba. Grazie per avermi suggerito questo. Questo proprio, wow. Cioè, potrei stare qui a scorrere, anche se a voi non frega niente. È fissato con Supergirl. Guarda tutto Final Fantasy VII. Aveva già disegnato Sailor Moon, guarda. Pernilloerum. Signori, suggeritemi persone col nome più facile da pronunciare. Ha uno stile molto più Disney, uno stile che a me non interessa affatto, però magari qualcuno di voi ha la passione per lo stile un po' più Disney, quindi eccola qua, e questa è la sua Sailor Moon. Gretluski, anche Gretluski ha uno stile grottesco più fumetto americano, oserei dire, anche se ha tocchi anime quella. È quel tipo di disegno che è in una perfetta via di mezzo in cui non so se mi interessa o se non mi interessa. Comunque sia, il follow glielo metto perché sono curioso di vedere altra roba soprattutto di questo tipo, per esempio. Yeah boy. O anche la stessa Sailor Moon, molto espressiva, però non so se prendere ispirazione. Ok, non vi interessa. Clivenzu, ho messo il follow, vediamo perché è uno stile estremamente semplicistico, minimal e delicato, se ridire. Cioè, quando io vedo i disegni di questo barra questa, perché ancora non so se è maschio o femmina, penso a qualcosa di molto soft, di molto tranquillo. E questa è la sua Sailor Moon. Noi siamo qui per vedere le Sailor Moon altrui, però io lo so che mi sto perdendo in tutt'altro. Poi abbiamo Aderiaka, va pazza a quanto pare per inchiostro matita, in modo folle. Questa è la sua Sailor Moon, che possiamo già individuare una deformazione dell'occhio fuori proporzione rispetto all'altro, ma questo è tipico di tutti i disegnatori, quando fai un occhio bellissimo l'altro un mostro. Però poi ci sono alcuni disegni in cui, madonna che roba, questa va fuori di testa, ci perde anche un sacco di tempo, ne sono sicuro. Questo è folle. Poi mi avete suggerito Giulia, che non conosco affatto, non è affatto una mia amica, e che dovrebbe pubblicare più spesso. Giulia, se mi ascolti, e ha fatto questa Sailor Moon. Lei ha uno stile molto più chiaro, molto puffoso. Ogni volta che vedo un suo disegno penso a dei cuscini. Non so perché, penso a cose morbide. Però guarda, è tutto morbido quello che disegna lei. Però vediamo veramente chi vince il premio di questa challenge. Art of Nate, tu sei il nostro eroe. Tu che hai disegnato Riccardo,
Sailor Moon. E con questo possiamo chiudere questo video. Vi faccio vedere un'ultima volta la mia mitica stampa, così che possiate commentare quanto è bella, quanto è brutta nei commenti, in modo spietato, come cacchio pare a voi, e tu. Adesso qua, alla vostra destra, appariranno dei video cliccabili, oppure schiacciate la campanella, che è molto importante su YouTube. La campanella, e iscriviti se non sei iscritto, però.